Ma è sicuramente divertente. Poi vedere comunque i ragazzi durante un'audizione serve anche, credo, in ognuno di noi per testare il mondo della danza in questo momento. Credo che comunque ci sia un bel livello, i ragazzi ormai sono abituati a fare delle audizioni, che è già una grande cosa, anche perché prima ce n'erano molte meno. Adesso il lavoro fortunatamente si sta incrementando, anche se i danzatori sono sempre di più, però sono abituati quindi a partecipare ad un'audizione. Quando hai fatto le audizioni hai un ricordo particolarmente bello, particolarmente disastroso di un'audizione che ci vuoi raccontare? Ma le prime audizioni sono sempre quelle più difficili, nel senso che non sai mai con chi ti vai a rapportare, quindi le persone che concorreranno con te, quindi non sai mai l'ambiente, il contesto in cui ti troverai. La paura è sempre tanta, però alla fine credo che l'arma vincente sia appunto rimanere tranquilli e sereni, quindi mostrare di avere una padronanza e una sicurezza per poi comunicare, diciamo, tale sicurezza alla commissione. Infatti, volevo dire, quali sono le tue dritte per i ragazzi che vogliono fare Ma audizione? sicuramente questo, nel senso che io guardo subito una persona se è a suo agio, nel senso che un artista, a prescindere dal contesto, in una sala di danza, su un palco, in un teatro, dovrebbe sempre essere a suo agio, anche perché lavorando tanto la sala di danza come il palco diventa casa tua, quindi a prescindere appunto dalla commissione, dalla tensione dell'audizione, uno dovrebbe essere sempre abbastanza sciolto e naturale, insomma. Quindi questa è la dritta che mi sento di dare ai ragazzi. Perché ti ho detto, potrei entrare al ballerino di amici? Sì. Hai già visto qualcuno degli aspiranti? Non hai No, ancora. non ho visto ancora nessuno e inizieremo a breve, insomma. Ok, grazie mille. Grazie mille. Un saluto a gingergeneration.it. Stefano De Martino. Ciao!